Le radici del pensiero occidentale affondano nella civiltà ellenica, che, come dice un proverbio antico, Grecia capta ferum victorem cepit, quando la Grecia fu conquistata militarmente dai Romani, conquistò a sua volta il selvaggio conquistatore attraverso la forza della sua cultura. Alla manifestazione, che vanta il patrocinio morale dell'ambasciata di Grecia a Roma, parteciperanno il console onorario generale di Grecia in Italia, Nikolaos Sakkaris, e il viceministro degli esteri greco, Terence Nikolaos Quick, ma soprattutto ci saranno gli studenti del liceo classico varesino pronti a mettere in scena un suggestivo viaggio delle idee, come spiega Vittoria Criscuolo. La lingua greca era nei secoli ha salvato Grecia. È molto importante per tutto il mondo perché la letteratura greca ha aiutato e ha dato tanto in tutte le lingue. Noi, da Schiavi, è una piccola isola, piccola isola però 30 volte alla settimana a contatto con l'Italia, con 8 città italiane. Il più grande scrittore della Grecia si chiama Papadiamantis, lui. Il più famoso novella o come si romanziere. Romanzo. È l'assassina, è molto nota, perciò mi pare che era un'opportunità di essere qui, di parlare con questo grande scrittore greco. Complimenti per questo giorno a tutti. Al liceo classico Cairoli, e mi pare che avete fatto più di noi per la lingua greca oggi. Grazie.